vivere con Gigi un secondo viaggio. No, bellissimo, sono contento perché poi voi lo sapete, adesso al di là dei personaggi che ci siamo, come dire, ricreati, siamo così anche fuori dal campo, c'è proprio un'amicizia speciale, quindi sono contento di essere stato con lui in campo l'ultima volta, di aver condiviso con lui gli ultimi suoi due anni, poi gli anni speciali del Fener, insomma gli anni in nazionale, quindi sono molto contento di aver incontrato Gigi nella mia vita, nella mia carriera, e una bella cosa. Qual è l'eredità che secondo te gli lascia quello di tutto il basket italiano? Ma io non so cosa lasci a tutto il basket italiano, anche perché insomma questo non so chi lo debba decidere, io so quello che lascia a me come giocatore, quello che mi ha insegnato, ed è tra tutti proprio l'amore che lui ha avuto e avrà per sempre per la maglia azzurra. Questa è una cosa che secondo me si è vista raramente con questa profondità, con questa visceralità, quindi è qualcosa che mi ha trasmesso, che sento anch'io dentro, vedendo quello che lui ha fatto, vedendo quello che lui quanto ha sacrificato per essere sempre in nazionale, ed è qualcosa che cercherò di trasmettere anche ai ragazzi già dal prossimo anno. E com'è stata per te, Nick, emotivamente questa giornata, questa partita? Ma guarda, ti dico, alla fine cerchi di concentrarti sulla partita, ci sono dei momenti dove è complicato, magari anche la sera prima, insomma, sono dei momenti un po' difficili, perché comunque sai, ho condiviso con lui tanti momenti dentro e fuori dal campo, poi non so perché, ma mi ha preso malissimo, non so, cioè non è che io sia dispiaciuto che si ritiri, sono contento, anche perché insomma finisce alla grande, finisce da protagonista nella squadra di Clef, finisce da protagonista in nazionale, è amato da tutti come giusto che sia, quindi non è che, cioè, però mi ha preso male, perché insomma con lui ho veramente condiviso tanti momenti, tante belle esperienze, anche esperienze brutte, e però insomma la nostra amicizia è qualcosa di speciale, qualcosa che va al di là della pallacanestro, quindi sono contento, come ho detto, di averlo incontrato e di aver condiviso con lui tanti tanti momenti. Voi che appunto avete condiviso una vita sostanzialmente insieme, c'è una cosa in particolare per cui quando pensi a Gigi pensi subito a quella? Un'emozione, un insegnamento, qualsiasi cosa? No, Gigi la sua caratteristica principale, secondo me, è da giocatore, per cui da persona ognuno ha le sue esperienze, e questa sua tranquillità, questo suo equilibrio anche interiore che ha sempre avuto e che così ci ha sempre permesso di avere un gran giocatore anche nei momenti decisivi. Memorie, ricordi, momenti insieme, ce ne sono veramente troppi, non ce n'è uno che spicca, e secondo me questo è il bello, abbiamo vissuto gli anni insieme, i momenti insieme, veramente sempre al massimo, proprio da amici prima ancora che da compagni di squadra, e questa secondo me è una cosa strepitosa di cui io vado veramente orgoglioso. Grazie.